Il Tribunale di Teramo con quattro sentenze ha condannato la Tercas, oggi Banca Popolare di Bari, a corrispondere a 30 risparmiatori le somme impegnate per l'acquisto delle azioni nel collocamento del 2006. Il giudice civile Claudio Di Giacinto ha accolto i ricorsi presentati dai cittadini che si sono rivolti a Federconsumatori Abruzzo e assistiti dagli avvocati Massimo Cerniglia e Renzo Di Sabatino. I legali in questa battaglia hanno sostenuto come l'istituto bancario, prima dell'acquisto delle azioni, non avesse fornito tutte le necessarie e complete informazioni sui titoli, non avesse indicato in modo specifico i motivi per cui le azioni non erano adeguate al profilo di rischio medio-basso dei risparmiatori. Iniziata su intuizione del presidente di allora di Federconsumatori, Ernino D'Agostino, che purtroppo poi è scomparso. Noi abbiamo acquisito, diciamo, la documentazione di moltissimi piccoli azionisti della Tercas. In questo momento ci sono circa 250-300 azionisti che hanno fatto richiesta di risarcimento alla banca. Dopo alcune sentenze non propriamente favorevoli, queste sentenze segnano, a mio avviso, un punto a favore degli azionisti Tercas, che poi erano i piccoli risparmiatori, i correntisti. I risarcimenti variano di caso in caso e vanno da 2.000 a 30.000 euro e rappresentano una svolta per altre centinaia di risparmiatori che si sono rivolti al tribunale dopo aver visto azzerati i risparmi di una vita. Dipende, diciamo, dal valore delle azioni che all'epoca furono azzerate. Quando la banca Tercas fu commissariata e successivamente, a seguito di un'operazione fatta dall'allora commissario, tutte le azioni persero il loro valore in relazione alla perdita del valore delle azioni, sono state fatte queste cause risarcitorie. Io sono particolarmente soddisfatto perché comunque gli azionisti Tercas, che ripeto sono piccoli risparmiatori e correntisti come tanti altri, tante altre banche italiane, sono stati gli unici in questo paese a non avere avuto alcun ristoro, nemmeno parziale, per effetto di provvedimenti legislativi. Quindi sono sentenze che ristabiliscono non solo il diritto, ma anche, insomma, una giustizia di tipo morale. La Federconsumatori ricorda che l'azzeramento delle azioni è avvenuto nel 2014, ragion per cui il termine di prescrizione decennale per far valere i propri diritti da parte dei risparmiatori non è ancora scaduto e quindi tutti gli azionisti che hanno investito nel collocamento del 2006 hanno tempo fino al 2024 per rivolgersi alla Federconsumatori Abruzzo e intraprendere eventualmente delle azioni legali risarcitorie nei confronti della banca. In queste sentenze il giudice, accogliendo le nostre richieste, ha sancito che il termine decorre dal momento in cui c'è stato il danno. Il danno c'è stato con l'azzeramento del valore delle azioni nel 2014, quindi 10 anni.